clamoroso, clamoroso ragazzi, clamoroso, mancano 2 minuti, la Roma è vicinissima, la Roma è vicinissima ragazzi, la Roma è vicinissima, 2 minuti li seguiamo in live insieme, Matteo, la Roma dopo 12 anni potrebbe essere la prima squadra italiana ad alzare una Coppa Europea. Sarebbe anche l'ora finalmente. Sarebbe l'ora, da José Mourinho, nella notte magica di Madrid a José Mourinho, nella notte magica di Tirana. Ragazzi, che bello intanto, esordiamo così, che bello vedere in campo così pimpante Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio contro il Belgio al Crociato. E sta giocando anche tutti i 90 minuti, mi pare. È appena entrato, è entrato al 67esimo. Feyenoord in attacco, mancano meno di 2 minuti. 2 pali nel corso del secondo tempo, palla fuori, palla fuori! 50 secondi, racconteremo poi cosa è successo nella serata magica di Tirana. Mourinho fuori di sé, furibondo a bordo campo. C'è Rui Patricio che sta letteralmente facendo passare secondo dopo secondo. 30 secondi secondo il cronometro. Nicolò Zaniolo, lo scavetto vincente al 32esimo di un primo tempo con poche emozioni. Ma cosa ha fatto Mancini? Quel lancio lungo a premiare Zaniolo, bravissimo a eludere la difesa olandese e a firmare il gol che sta regalando l'Europa Conference League. Dopo 5 secondi, attenzione. Ed è finita! Ed è finita! Ed è finita! Ed è finita! E andiamo! E andiamo! La Roma vince l'Europa Conference League! Grazie al guizzo vincente di Nicolò Zaniolo! L'Italia finalmente torna! Finalmente. Torna a vincere una Coppa Europea! E ci pensa, ragazzi! Ci pensa Nicolò Zaniolo! Ragazzi, sono contentissimo! È una grandissima vittoria per il calcio italiano, la Roma! Dopo l'Eintracht Francoforte è la seconda squadra a trionfare in questa annata in Europa, aspettando il grande spettacolo di Parigi sabato sera per la finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. Adesso però veniamo al match. Un match, Matteo, molto bloccato nel corso del primo tempo, in cui c'è stato il guizzo vincente del campione. Una bella palla in avanti da parte di Mancini a premiare Zaniolo, che è lì è stato molto molto abile a eludere la difesa olandese e poi bravo a tu per tu con il portiere a superarlo con un bellissimo tocco sotto vincente. La Roma, che comunque secondo me ha fatto vedere solo nella prima parte del secondo tempo la sua vera natura, diciamo, offensiva, ma perché la Roma è stata molto brava a difendersi e a ripartire in contropiede come sa fare Mourinho, diciamo, il suo metodo. Il metodo Mourinho non fallisce mai anche nelle finali. Si è chiusa nel corso del secondo tempo, ha cercato di ripartire, di far male l'avversario in contropiede. Io sottolineerei anche che c'era un cartellino del colore arancione giallo barra rosso per il difensore del Feyenoord che ha tenuto per la mano Senesi, era, e che ha tenuto bloccato in ripartenza Abram, che poteva involarsi verso la porta della portiere del Feyenoord. Qui stiamo guardando le immagini in diretta, ci sono tutti i giocatori della Roma che stanno festeggiando. Questa è una vittoria pazzesca, la Roma che torna a vincere un trofeo dalla Coppa Italia nel 2008, quindi sono passati 14 anni dall'ultima volta. Dopo 14 anni alla prima stagione sotto la gestione tecnica da parte di José Mourinho, lo Special One fa risorgere il popolo giallorosso. Dopo la beffa con il Liverpool, esatto, alla terza finale europea. Andiamo un po' indietro nel tempo, 1984, Stadio Olimpico, ai calci di rigore, quella Champions League persa per la formazione giallorossa, c'era Bruno Conti in campo all'epoca, poi perse la finale 7 anni più tardi, 31 anni fa, la finale di Coppa UEFA persa contro l'Inter nella doppia gara andata e ritorno, all'epoca si giocava andata e ritorno la finale di Coppa UEFA, l'attuale Europa League, e adesso ragazzi a 31 anni di distanza da quella finale, 38 se consideriamo la finale di Champions League persa contro i Reds,
la Roma può festeggiare la seconda Coppa Europea a 61 anni di distanza dalla Coppa delle Fiere. È stata una finale bloccata, secondo me, non spettacolare. Sì, nessuna delle due ha giocato. Diciamo che più la partita andava avanti, più andava verso la Roma, non solo perché era in vantaggio, ma anche perché appunto il gioco di Mourinho porta a chiudersi e ripartire. E quindi il Feyenoord, che diciamo in campionato ma anche in coppa, come il 3-3 con Slavia Praga, il 3-1, insomma, ha dimostrato di fare tantissimi gol, e questa sera ne ha fatti zero. Vuol dire che la Roma ha fatto un grandissimo lavoro difensivo, un grandissimo lavoro difensivo, molto fortunata dall'inizio di ripresa, bisogna sottolinearlo. Prima la deviazione beffarda sotto porta di Mancini, che stava per beffare Rui Patricio, e poi c'è stata una bellissima azione 1-2 tra Till e lo stesso Malassia, che ha provato la conclusione ed è volato lì in quella conclusione Rui Patricio, che ha deviato la sfera sul palo, e poi è stato il boato giallorosso per il grandissimo intervento dell'ex portiere dello Sporting Lisbona. Si sta per concludere questa annata di grandissimo calcio europeo. Settimana scorsa l'impresa storica per l'Eintracht Francoforte ai calci di rigore contro il Rangers, con l'errore clamoroso da parte di Aaron Ramsey a 7 giorni dal successo della formazione tedesca. Adesso invece possiamo finalmente fare festa, e voglio aggiungere, possiamo anche finalmente fare festa noi questa volta, perché ragazzi, l'Italia torna ad alzare una Coppa Europea al cielo del calcio europeo. E doveva tornare Mourinho, perché molti allenatori, molte squadre negli ultimi anni hanno snobbato sia l'Europa League, adesso la Conference League ancora di meno, quindi per fortuna che Mourinho non snobba mai niente. Comunque, e cerca sempre di dare il 100%. Sono entrati in campo i tifosi giallorossi. È il minimo. È una bolgia. È una bolgia tirana. Tirana è giallorossa per una notte. Io chiuderei con questo coro che lo scorso estate ci ha accompagnato. Grande, grande Roma, un applauso alla formazione giallorossa, un applauso a colui che ha deciso l'atto conclusivo di Tirana, Nicolò Zaniolo. La Roma vince l'Europa Conference League. Grazie Matteo, grazie a tutti, buona serata. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.